Eccoci qua nuovamente con un nuovo video e oggi rispondiamo a una domanda che la macchina del tempo mi ha fatto. In poche parole mi ha scritto: non esistono cavi di segnale che convertono da component ad HDMI. Poi lui aggiunge: avrò scritto sicuramente una cretinata. Non hai scritto una cretinata e io rispondo subito al tuo messaggio. Io ho comprato su Amazon degli accessori che questo qua l'ho cercato veramente tanto. Ho guardato dei tutorial su YouTube, ho cercato di capire un po' come funzionava e finalmente sono riuscito a trovarlo. Nel video vi faccio vedere sia questo piccolo accessorio che anche una scheda di acquisizione, che per me sono due accessori molto importanti. Guardiamo il Mini AV2 HDMI. Che cos'è? Non è altro che chiamiamolo un convertitore. In poche parole, converti il segnale da component, quindi quelli con i tre colori, a HDMI. Viene alimentato con una presa, attaccandola direttamente col cavo USB sul nostro televisore. In poche parole, ci mettiamo i tre colori, giallo, bianco, rosso, e dall'altra parte il cavo component che va attaccato sulla nostra console. È veramente un prodotto secondo me fantastico. L'ho provato con PlayStation 2, PlayStation 1 e altre console e devo dirvi che per ora non mi ha ancora deluso. Su Amazon vi lascio sotto il link in descrizione sia di questo che dell'Avermedia, dove potete, se siete interessati, acquistarli grazie, al link che vi metto. Molti registrano con i cellulari, come avete visto da questo telefonino, e non è sbagliato. Ognuno utilizza i sistemi che ha. Io utilizzo l'Avermedia, che è una scheda di acquisizione portatile. Io ne ho due, come vedete, perché una l'ho comprata usata e una l'ho comprata nuova perché l'altra mi si è, diciamo, guastata leggermente. Questa è la scatola. Come vedete, possiamo fare le live su Twitch e YouTube. Quindi è veramente un accessorio molto bello, mi piace molto. Le scatole sono diverse, ma fondamentalmente all'interno c'è tutte le cose uguali. Questa è più completa rispetto all'altra, perché nell'altra ci mancano dei pezzi che quando la compri usata a volte i pezzi non si perdono, non funzionano più oppure si rompono. Apriamo la scatola e andiamo a vedere il suo contenuto. Qui troviamo tutta la parte cavetteria e poi abbiamo anche il manuale di istruzioni, quello è un foglio che lascio girato perché ci sono su dei codici che a me interessano per streamare. Qui abbiamo il classico manuale di istruzioni che ci insegna come va, come si può attaccare. Qui abbiamo il classico cavo component che è adatto solo per la PlayStation 3. Quindi possiamo attaccarci il cavo per PlayStation 3. Qui abbiamo l'altro cavo component, qui abbiamo un altro cavo audio, qui abbiamo un altro cavo che è quello dell'alimentazione e poi abbiamo il cavo HDMI che è all'interno dell'altra confezione perché è nel pacchetto che io utilizzo. Questa abbiamo una custodia veramente bella che sembra in cuoio, per metterci dentro e custodire il nostro live game portable. Ecco, è fatto in questo modo. Adesso apriamo la scatola e vi faccio vedere anche l'altro. Questo è il nostro live game portable, molto facile da usare. In mezzo c'è il classico bottone dove possiamo registrare e streamare, schiacciando questo pulsante qua. All'interno ci sono altri cavi che vi faccio vedere che sto usando adesso perché non utilizzo i cavi del prodotto nuovo perché non ne vale la pena. Questo è il classico cavo HDMI, questo è il suo cavo di alimentazione, questo qua è il classico cavo che vi dicevo component, e qui abbiamo il cavo component solo per la PlayStation 3. Come vedete, qui abbiamo l'attacco della nostra PlayStation 3 e qui l'attacco per l'Avermedia. Poi sono altri cavi che quello è l'alimentazione
E infine c'è quel cavo lì che avevo preso, un cavo dei cinesi che volevo provare a registrare da cellulare, che è HDMI e cellulare comunque non funziona, quindi va bene così. E all'interno di quel stuccino sono delle memory card che mi servono per questo prodotto. Allora, qui abbiamo il pulsante che possiamo fare dal lato lì, se registriamo sulla scheda SD, dove c'è la parte della scheda SD. Se giriamo, vedete, questa è la scheda SD. Se mettiamo il pulsante sulla scheda SD, registriamo sulla memoria della scheda. Se invece spostiamo dall'altra parte, lo alimentiamo e anche registriamo sul nostro computer col programma apposito per l'aver media. Qui è il nostro alimentatore che va attaccato in questo modo. Qui, come vedi, abbiamo diversi fori: l'audio out e in, il cavo HDMI out e in, e in più abbiamo l'attacco per il cavo component. In questo caso possiamo registrare adesso il primo cavo, quello nero, lo attacchiamo alla console, che va attaccato dalla console alla HDMI media, e quel cavo rosa, per farvi capire, va attaccato dalla televisione alla HDMI media, e questo va attaccato per registrare la nostra PlayStation 3. Vi faccio vedere. Molto semplice. Attacchiamo il cavo HDMI che va dal televisore alla nostra HDMI media, e in più attacchiamo il cavo component che è in dotazione al nostro HDMI media. In questo caso possiamo fare tutti i gameplay da PlayStation 3. Come vedete, quelli che sto girando io. Il video è terminato perché è una breve spiegazione, perché comunque ci sono tanti video che l'hanno fatto su Avermedia, eccetera. Se voi cliccate questo nome qua, vi arriveranno tanti video di questi. Non è il mio compito fare unboxing e tutorial, lì io gioco solo. Quindi iscrivetevi, commentate, lasciate un like e io vi auguro una buona visione e buon inizio settimana. Ciao a tutti!